Ciao a tutti. Visto il positivo riscontro del video della settimana scorsa che trattava di un argomento particolare, cioè la cover di un brano dei Beatles eseguita da Joe Cocker durante il Festival di Woodstock nel 1969, volevo approfittare questa settimana per rispondere a una serie di domande che mi avete posto che riguardano appunto le cover. Che cos'è una cover? Quali sono le sue caratteristiche? Perché si fanno le cover? Ecco, partiamo dalla prima domanda. Che cos'è una cover? Ed è veramente una bella domanda. Una cover, in pratica, nell'ambito della musica leggera, perché di questo stiamo parlando, è in sostanza quello che fa un artista quando ripropone un brano già editato e scritto ed interpretato da un altro musicista, da un altro cantante. Per capire che cos'è una cover, bisogna anche un attimo capire prima come è fatto un brano musicale o come è fatta una canzone, visto che le cover generalmente riguardano appunto le canzoni. In una canzone praticamente ci sono tre elementi: una linea melodica, che è quella che in genere si canticchia, il ritmo, e poi c'è la parte che sta in mezzo, che è la parte cosiddetta armonica, cioè quella riguardante gli accordi. Per capirsi, l'armonia è quello che viene in pratica eseguito da chi accompagna la voce con una chitarra o con un pianoforte. È ciò che crea un collegamento tra la melodia e il ritmo. In realtà però ognuna di queste componenti ha a che fare con le altre, non si tratta di tre mondi separati, questo è bene chiarirlo. Diciamo che la cover dovrebbe mantenere la melodia originale, che è l'unico elemento identificativo della canzone, mentre gli altri due aspetti possono essere cambiati. In sostanza, fare una cover è come prendere una persona e cambiarle di abito. La stessa persona acquista una presenza completamente diversa se indossa, ad esempio, un vestito da sposa o da sposo, oppure una tuta da ginnastica. Il soggetto rimane quello, ma l'impatto che ha è completamente differente. La cosa che non si può o non si dovrebbe mai toccare in una cover è la linea melodica, perché è quella che caratterizza, come dicevo prima, il brano. E non a caso, quando un autore vuole depositare una canzone, ad esempio alla SIAE, l'unica parte che si può depositare è appunto la linea melodica, perché il resto, parte ritmica, la parte dell'armonia, cioè degli accordi e l'arrangiamento, non sono depositabili in quanto non sono soggetti a diritto d'autore, tranne particolari eccezioni. Ma entriamo un po' nel dettaglio e cominciamo a fare un esempio, prendendo uno degli autori più prolifici ed importanti di musica leggera, che è Elton John. Elton John, nel suo quinto album, Honky Chateau, del 1972, ha inciso un brano intitolato Rocket Man, del quale vi lascio il link in descrizione. Più o meno una ventina di anni dopo, nel 1991, è uscito un altro album intitolato Two Rooms Celebrating the Songs of Elton John, nel quale diversi cantanti si cimentano con proprie versioni di brani appunto del cantautore inglese. Uno di questi cantanti è Kate Bush, che ha preso appunto il brano Rocket Man e ne ha dato un'interpretazione abbastanza particolare, della quale vi lascio il link in descrizione. Ecco, rispetto alla cover che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè With a Little Help from My Friends di Joe Cocker, questa è quella che si potrebbe definire una cover abbastanza contenuta, nel senso che Kate Bush ha mantenuto la linea melodica, ovviamente, modificando il vestito che sta intorno a questa melodia. Ha scelto all'inizio un tappeto di tastiere che dà un'idea completamente diversa e che sostituisce il tipico accompagnamento al pianoforte che di solito fa Elton John. Tra l'altro, Elton John utilizza molto spesso questo suo modo di accompagnarsi col pianoforte, che è praticamente diventato uno stile che gli americani chiamano Elton Johnish, che è in pratica il suo marchio di fabbrica, quasi una cifra stilistica, possiamo dire. Ecco, l'aspetto che Kate Bush ha modificato in particolare ed in modo abbastanza importante è invece l'aspetto ritmico, nel senso che nel ritornello viene utilizzato un andamento molto reggeggiante, che rende l'esecuzione rotonda e morbida e, secondo me, parecchio interessante. Questo è un modo intelligente e creativo di fare una cover. Poi, ovviamente, ognuno può esprimere le proprie preferenze, ma in realtà dietro questo lavoro c'è un pensiero che ne giustifica l'attuazione e la realizzazione artistica. Ma al solito, se volete saperne di più sulle cover, su Elton John, su Kate Bush e su Rocket Man, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Moliche d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di molto altro. Nel frattempo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.